dire, e non è corretto dire che noi l'anno non la paghiamo, noi la stiamo comunque pagando, perché in Nogaresi pagano regolarmente le bollette di acqua della Nogaresi, perché il ciclo integrato dell'acqua è che musicamente utilizzo il smaltimento, dico bene. Quindi sappiamo anche che i cittadini nogaresi, non è un problema dell'amministrazione di Nando, ma su questo, in sede atto, in sede di corso, abbiamo battuto, noi, infatti, territorio della bassa, abbiamo perso l'acqua. No, non solo, noi andremo a pagare una tariffa metro cubo per pagare l'acqua alla Lessinia, che la Lessinia, probabilmente perché si pensa, non ha acqua, quindi se poi la tariffa media, complessiva dell'acqua. Siamo d'accordo, siccome la Lessinia non ha acqua, siccome la tariffa media viene calcolata sulla base del bacino che va dal Nogaro fino a Bosco Chiesa Nuova, gli unici che si sono tirati fuori sono stati i commercianti Torrale, i comuni dell'Ago che si sono fatti il GSE, giusto? E quindi se la pagano là, tanto l'acqua ce l'hanno dall'Ago depurata. Bene, anche questa è una cosa di natura politica che secondo me vale la pena che sempre competenti, ma si fa la battaglia perché hanno già corso la battaglia. In questo momento non solo mettiamo l'acqua è già persa, abbiamo solo uno spazio oggi, perché ci stanno portando via anche i rifiuti. È previsto un costo unitario di quant'è? Di 0,90, 92, non mi ricordo più, metro cubo, sì, ma se la dovessimo emulgere qua da ma c'è un ulteriore problema oggi, tanto è vero che oggi sono alcuni comuni che hanno messo grosse difficoltà di assieme, speriamo che mi sembra la mia, tolto l'acqua veramente forte. Vediamo cosa succede, ma da questo punto di vista oggi c'è una decina di comuni che sta valutando seriamente l'ipotesi di gestione autonoma, tanto è vero che il passaggio di atto in AGSM che comporta l'affido del lavoro in house e parte rispetto alle leggi nazionali, si sono dimenticati che comprando le quote del fallimento CISI si sono dimenticati di comprare le quote dei comuni, perché i comuni sono fuori e quindi nessun comune oggi della Bassa Veronese è dentro, quindi non esercitano la possibilità di fare servizi in house. Quindi c'è una questione in ballo, vedremo se riusciremo a gestirla fino in fondo, però è una questione abbastanza complicata, però è anche complicato tanto su questo, perché c'è un tempo dietro, magari lo vedremo. Comunque sono d'accordo che è una questione politica, guai a dire che in bassa purtroppo la rappresentanza politica da tempo difficilmente. Quindi è una domanda un po' fantastica. Aggiungo al volo la questione che si ripropone l'assessore Brunelli, che è corretto come te, è l'accorpamento dei comuni nella bassa veronese dal punto di vista della giurisdizione civile e penale. Politicamente ci sono molti elementi su cui ci sarà da parte. Un articolo sul quotidiano locale L'Arena che titola
orti sociali, case di riposo, per sconfiggere il disagio sottotitolo. In accordo con il comune potranno coltivare la terra disabili, malati psichici e le persone anziane. Tempismo eccezionale. Tu no, no, sì, tu certo. Sì, certo, mio, sì. Naturalmente è sempre colpa del Movimento 5 Stelle, naturalmente noi anni siamo sempre in ritardo e qui i furbi sono sempre uguali. No. Sì, la fine, certo, detto questo, noi appunto proponiamo questo regolamento con appunto l'adozione di questo regolamento che prevede l'assegnazione degli orti comunali a anziani e disabili. Grazie. Le coincidenze sono sempre molte, sì. Molesti, perché siccome tu hai dei tuoi elementi che lavorano con il psichiatrico, come sono già che lavorano sul servizio psichiatrico dell'ospedale, magari sì. Le coincidenze si possono sapere. No, non forme. Allora, questa proposta noi diciamo, a volte è anche difficile parlare, perché questa è una questione su cui non solo siamo d'accordo, ma non vorremmo che fosse svilita da un discorso che l'ha fatto prima e che l'ha fatto dopo. Perché ci sono agli atti, gli incontri sono riscontrabili sia da parte del Luce, da parte del Comune o meno, ci sono agli atti una serie di incontri o di verifiche fatte con il dottor Maniscalco per gli orti sociali e poi anche con la casa di riposo, che testimoniano in atti, con relazioni depositate, che l'iniziativa degli orti sociali era precedente a questo, certo. Era precedente. Allora il problema di dire poi sui giornali che viene fuori. No, è una casualità. Può darsi che anche la presentazione della proposta di 5 Stelle sia dovuta al fatto che appunto. Hanno anche sapere prima che venga fuori l'articolo. È sempre facile fare le relazioni, no? Ecco, io sapevo prima che venga fuori l'articolo. Posso parlare? Sicuramente. Posso parlare? Certo. Allora, stavo dicendo, c'è da tempo in atto, dall'inizio dell'anno, con il dottor Maniscalco che è venuto giù, una iniziativa che prevede un accordo di programma tra tre enti, che sono l'URSS, il Comune e la Casa di Riposo, per la costituzione di organi sociali all'interno della Casa di Riposo. Perché all'interno della Casa di Riposo? Perché il Presidente, dobbiamo dare neanche, il Presidente Martinetti, ha sostenuto fin dall'inizio questa iniziativa con molto entusiasmo. Tant'è vero che la prima ipotesi che aveva fatto con Maniscalco era una situazione, poi ne aveva parlato la casa di riposo, noi interessa molto anche a noi un progetto di apertura della casa di riposo a situazioni esterne. Quindi ha dato disponibilità, ci sono stati anche dei sopralluoghi fatti e il progetto prevede la messa a disposizione da parte della casa di riposo una serie di spazi dati in Miradotti evidentemente, in cui una percentuale dovrebbe essere riservata alla casa di riposo, una percentuale dovrebbe essere riservata a meglio psichiatrici o psichiatri con leggere disfunzioni e quindi con un progetto di reinserimento sociale e poi con la partecipazione anche di cittadini, tra virgolette, cosiddetti normali, che poi il concetto di normalità è un concetto molto difficile da definire. Qual era il ruolo del comune? Il ruolo del comune nostro era quello di favorire eventualmente anche intervenire poi in fase finale, oltre a coordinare questo processo, di andare a mettere a disposizione anche con una microfrattura all'interno del mercato normale che viene tenuto giovedì e quindi per i produttori diretti, una struttura e poi anche chi volesse, oltre che a fare un autoconsumo, di accedere al mercato, soprattutto questo rivolto alla disabilità psichica, per capire poi di mettere in contatto queste persone con alcune situazioni commerciali. L'ultimo incontro è stato fatto il 4 di agosto, quindi in tempi abbastanza recenti, per identificare il terreno. Allora, io non vorrei anche qui, io credo che la proposta del Movimento 5 Stelle vada in questo senso, quindi sia apprezzabile. Non è accettabile perché
parla in questo processo da questo punto di vista. E quindi poi il regolamento di gestione di questi spazi dovrà essere verificato nel momento in cui i tre enti fanno un accordo di programma, chiaramente, perché altrimenti è difficile riuscire a gestire la situazione. Quindi quello che diciamo noi oggi è che questo regolamento può essere messo, questa proposta di regolamento può essere messo agli atti di questo processo, e quindi chi poi stilerà l'accordo di programma finale tra i tre enti ne dovrà tenere conto, perché io credo sia un contributo che sia da aspettare. Il regolamento, non so se l'hai detto, sono molto... Sì, sto dicendo, ma siccome non è accettabile così per la formula con cui si va gestendo la questione a Nogara, è un contributo che noi riteniamo positivo da questo punto di vista. Siamo assolutamente concordi sullo spirito, siamo anche concordi sull'iniziativa, tanto è vero che è dall'inizio dell'anno che ci stiamo lavorando, sia la sessione che il sottoscritto, in collaborazione con Luce come caso di riposo. Quindi da questo punto di vista non abbiamo conflittualità, quindi la richiesta che noi facciamo al consigliere Moresti di allegarlo a questo iter come, come documentazione, chiedendo anche il suo coinvolgimento, se ha voglia, poi nella realizzazione di questa realizzazione all'interno della, dei tre enti, e quindi una disponibilità in questo senso a lavorare per un'iniziativa che ci vede favorevole. Questa è la nostra proposta in questo momento. Io voglio che voti questa. Va bene, no. Va bene. Prego. Parla con l'assessore Brunelli. Visto che tutto il programma fatto da Luce su questo, che dopo ha partorito comunque anche l'articolo sulla stampa locale, riguarda comunque l'individuazione all'interno appunto della struttura dove adesso c'è il giustizio San Michele. Prendendo spunto anche da quelli che erano i volere e le volontà di Francesco Stellini, dove si ricordano ancora tutti quelli che ci sono qua, i discorsi fatti sui campi, che adesso dovreste aver appurato che non sono stati venduti, un intervento comunque in merito a quei campi che, se ricordiamo, devono essere comunque insieme con la struttura a favore delle persone o meno abbienti o comunque meno fortunate, diciamo così, della popolazione. Il fatto di aver puntato anche in quella direzione è stata ventilata oppure non è interessante? Sì, no, è stata ventilata, insomma. Cioè nel senso che si è ventilata e non è neanche caduta. Ci sono due problemi banali. Uno è quello che i campi sono stampito, quindi hanno una vertenza da risolvere, ma credo sia risolubile da questo punto di vista, una volta l'altra la risolveranno. Anche questa questione. L'altra questione era un'esigenza specifica da parte del primario Manescalco di avvicinare il più possibile i pazienti a un modo diverso da quello dell'ospedalizzazione da questo punto di vista. Questo non esclude questo progetto, tutte le cose, che ci possono essere forme di utilizzo e di recupero anche all'interno della... Ci sarebbe dato un segnale. D'accordo, no, su questo sono d'accordo. Per dirti la questione, ci hanno anche chiesto, parallelo a questo, ci hanno chiesto di mettere a disposizione degli spazi e strutture, noi probabilmente metteremo a disposizione degli spazi all'interno del Palazzo Maggi, per tenere dei corsi di poesia per disabili psichici e quindi poi di avere anche delle performance, perché sembra che sia un elemento anche questo di esternazione della propria personalità favorevole a questo programma. Questo non c'entra niente con l'opera sociale. Era per dire che la terza richiesta che ci hanno fatto, che anche questa è sotto vaglio, è quella che ha parlato, tra parentesi, è stato approvato definitivamente dalla Regione la ristrutturazione sismica dell'ospedale e la riconversione per quanto riguarda lo psichico, quindi andrà in appalto in termini di tempo molto pratico. Oltre al fatto che all'ospedale, sempre nell'ambito della qualificazione, dal 1 ottobre, dico qualche dubbio che parte dal 1 ottobre, ma c'è stato comunicato che dal primo, cioè la delibera regionale è stata firmata il 4 agosto, mi pare. Ci sono alcuni problemi tecnici che riguardano quella persona che lei più o meno, ma dal 1 ottobre dovrebbe partire il servizio anche di accorpamento dei medici di base all'ospedale, e quello intercomunale, che poi avete visto anche recentemente è stato fatto proprio dal governo Monti, non il nostro, cioè il concetto dello spirito, quindi l'ospedale dovrebbe cominciare ad avere un minimo di sua attività. Quindi da questo punto di vista non è stata scartata, anzi io credo che poi sia forse in forme diverse, perché l'orto è un po' più difficile,
vino, dei rovetti, o se no fateli coltivare a Orti, le piazzole di sosta che ci sono venuto a pedonare con Ferrara Morata, perché domenica sono andato e mi sono vergognato dello stato di muri in cui si trova. Delle piante, degli arbusti, dell'incultura, della carenza di manutenzione che c'è. Come te lo dire, almeno quella che del fondo siccome è una struttura che è molto, ma molto utilizzata, cercate almeno di immaginare una maniera adeguata. Bisogna che parli con l'amico, il tuo amico Paolo Andreoli, con il tuo amico Paolo Andreoli, che fu quello che fu il presidente consigliere, bravo, è stato quello che ha avviato il progetto di progettazione con Sergio. E se no, il progetto di Sergio è il cognato del sindaco, quindi andate a andare in condito, volete che vi dica. Ogni occasione è buona per buttare dalle trovate spenta a scoprirvi delle vostre deficienze andando ad attaccare chi c'era prima. Dovete dire, non siamo capaci di fare la manutenzione della pista, no? Ma lo sai che non hai fatto lo sproprio sui casi? No, vai a fare un giro perché secondo me tu non ci vai a fare un giro. No, io vado in giro, quando si trova la pista giro. Lascia lì, basta, dai, forza, fai. Una domanda in merito... Ah,
fare, siccome lui, se quando ho capito, ha proposto un qualcosa che al di là di chi lo sapeva prima è in linea comunque con quello detto dal Movimento 5 Stelle. Hanno proposto un qualcosa per iscritto che magari potrebbe essere integrato uno con l'altro per trovare una soluzione. No, no, ho capito, ma nel momento in cui, dicevo, nel momento in cui i, diciamo, le muse ispiratrici sembrano essere più o meno se la votano, se non la votano. No, beh, anche per capire, per iscritto cosa di diverso diceva lui rispetto a questa per cassare. Io direi che aspettiamo la convenzione che bisogna votare, ma su, guardate che sono due cose diverse. Sì, perché sto dicendo lui alla fine implica un qualcosa sul territorio comunale di Novara dove il consiglio comunale non si esprime, è una presa d'atto praticamente che no, se faremo una convenzione no, se faremo una cosa d'uso, se no ti compriamo una casettina perché dopo i disabili va a gravetta, in questo caso specifico ricade comunque sul territorio comunale, certo. Di anche se la casa di riposo, quindi cassarne una e accettare comunque senza che sia delle abbiamo prodotte ma non fosse comunque di no, sì, ma forse non era neanche giusto accettare un proprio l'altra proposta. Vabbè, sono potere, adesso non ci tutti stasera ti prendono le più. No, no, quindi, non c'è la difficoltà quella, lui vuoi votarla, è sua, la votiamo. Ah, è perché il sindaco sono due cose differenti, cioè voglio dire mi sembra o no, so se hai colto che sono due cose che sono differenti. Io ti ho spiegato che secondo me andavano nella stessa direzione, noi non siamo d'accordo, noi non siamo la casa di riposo, tu invece la vuoi fare l'acqua, sì. Noi no, è un'altra vabbè, cosa. Quando abbiamo fatto che l'acqua faremo un'altra. Va, prossimo, aspetta. Favorevoli alla rimozione dei Moleschi, due, contrari, dico lo aspetta. Aspetta, proprio l'ultimo. Ok. Giunta comunale 111, installazione del tabellone di forma città e determinazione del segretario. Questa qua è il tabellone. Impacchi che potrebbero essere anche a scopo alimentare per famiglie comunque
non così proprio messa bene nell'ultimo periodo, è stata fatta una valutazione di questo tipo, perché secondo me, al di là che le scelte politiche aspetta a voi farle, però ritengo che sia quanto mai inopportuno in un momento storico come questo affrontare una spesa di 12.100 euro finali finalizzata appunto a un tabellone come questo. Ci stiamo raccontando che non ci sono soldi per questo, per l'altro, per quest'altro, e dopo si vincolano 12.000 euro che effettivamente entrano per una cosa dove penso che di mezzi ce ne sarebbero altri 1.000 meno costosi anche di 12.000 euro. Il voto sarà contrario per questa motivazione, senza per niente contro la Coca-Cola che ha sempre comunque aiutato il nostro territorio. La Coca-Cola ho già preso contatti con gli ipermercati che mi forniranno pacchi spesa, buoni spesa. Ho già preso contatti con altre ditte, per esempio ho avuto una sponsorizzazione per acquistare, per rinnovare anche il parco, non è prettamente sociale, ma ho rinnovato anche parte del parco giochi dell'asilo nido. Ho preso rapporti con gli ipermercati per avere parte di spesa, al di là di soldi. Io preferisco, personalmente preferisco che quando occorre che sia la cancelleria, quando mi viene fatta specifica richiesta come l'anno scorso, che ho identificato e ho preso tutta la fornitura scolastica per due ragazzini che veramente ne avevano bisogno, preferisco consegnare alimenti quando posso. Era appunto per questo che dicevo con una scusa che la Coca-Cola si occupa di quel settore, forse sarebbe stato magari... La Coca-Cola dà la Coca-Cola acqua, cioè io cerco pasta, farò pacchi spesa, quindi con tutto, che vada di caffè alla pasta... La Coca-Cola comunque ha fornito abbondanti forniture per il terremoto. Questo ce lo siamo detti e... Prego, posso mio? Sì, prego. Ho provato a fare questa domanda ai miei amici su Facebook, perché ho visto che su Massimo scrive di Torteio con la Zucca, mentre mi ho fatto questa domanda. Sì, pipistrelli, Torteio con la Zucca, risotti, Coca-Cola, riso con la Coca-Cola, adesso farà riso con la Fanta, normalmente. No, se faremo allora, fatto questa la Coca-Cola, beh, tranquilla, lo mangio a bomba, mi piace da dire. No, ma infatti va bene mio, guarda. Se no mi tocca stare mai con chi è mai chiaro. Allora, una grande azienda dona 10.000 euro, ho fatto questa domanda ai miei amici su Facebook. Se voi foste l'amministrazione, come li spendereste? Su 32 commenti, non nessuno che si è inventato un cartellone in forma città. Ma nessuno, ma neanche volerlo trovare, nessuno, su 32 commenti, nessuno, hanno detto, come ha detto Falco, magari cancelleria per le scuole, piuttosto che azioni sul sociale, cioè abbiamo un sito che fa la pena di più, che non si trova nulla su quel sito lì, perché io ho dei cittadini, li chiamo, ma i numeri qua, chiaro, abbiamo un sito che non funziona, viene aggiornato molto sporadicamente, non dà nessuna informazione su nulla, oltretutto spesso e volentieri il server delle delibere non è accessibile, non so se è caricato VPC e gli altri va, il mio no, probabilmente è una sorta di... voglio dire, con un terzo dei 10.000 che vi dona Coca-Cola fate un sito che è stratosferico e poi insomma è ancora da farlo, insomma voi, cioè su questo castellone cosa comunicate? A chi comunicate? Che cosa? Perché non è più niente, cioè 12.000 100 euro per comunicare che cosa? Che è la festa del riso con le cose, guarda che lo sai. Sì, ma voglio dire, scelto. Perché è il consiglio comunale, certo, il sito lo sai. Non c'è che porta l'emozione. Non c'è Volesi che porta l'emozione. Non ti preoccupare. Sai che non